Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, si è conclusa da poco la partita Pisa-Ascoli all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Bene, un mister oggi che ha, diciamo così, azzeccato in toto la formazione. Pisa che è sceso in campo con la testa giusta, la mentalità giusta. Chi è che non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto sicuramente Ionita non mi è piaciuto, ma se andate a vedere stanno ormai dicendo tutti Ionita 5, sempre in ritardo sulle palle, non corre, insomma non ci siamo, è inutile, vogliamo insistiamo, ma non va bene, sicuramente non va bene. Beh, detto questo, è un primo tempo che la dice tutta, insomma. È un primo tempo che alla fine il Pisa ha trovato il rigore grazie a Torregrossa e quindi la trasformazione. Quindi un Pisa che scende fondamentalmente negli spogliatoi in vantaggio di una rete a zero. Ma quello che è stato forse il di più da parte nostra è nella ripresa. Sicuramente nella ripresa. Poi mi dispiace perché insomma Steves si è fatto male, peccato, perché stava facendo una bellissima partita e secondo me sta facendo tesoro di quelli che sono gli insegnamenti di D'Angelo, e non solo lui, anche Riccardo Taddei, perché io di Taddei ho tantissima stima. Bene, io direi anche un Nagy che è stato fenomenale, Marin bravo, bene anche Sibilli, cioè ti tratti bene anche Sibilli, Lisandro bene. Mister ha fatto bene a inserirlo, perché il ragazzo sta crescendo veramente bene, e io credo che sia merito sempre della coppia Taddei-D'Angelo, o D'Angelo-Taddei, insomma, mettere primo dopo l'ultimo penso che non cambi niente. Va bene, Torregrossa oggi ha fatto una bella partita, e poi da quando poi è entrato Marutan si è visto una svolta. Marutan veramente ha dato una svolta alla partita, cioè sfornava assist a più non posso. Poi alla fine è entrato anche Canestrelli, perché uscendo Esteves il mister ha cercato di blindare ulteriormente la difesa, ma il nostro Canestrelli ha addirittura segnato, quindi meglio di così non poteva andare. Un Ascoli che è stato ostico veramente, ma è una squadra ostica, è una squadra che è difficile prendere, diciamo così, in contropiede, è difficile insomma sbarcarla con quest'Ascoli, un Ascoli comunque che ha detto la sua nel corso della gara. Ma oggi il Pisa era secondo me inarrestabile. Pisa che è entrato nella zona playoff, ma da dopo l'arrivo di D'Angelo noi non abbiamo più perso una partita, e quando te vinci in casa e pareggi fuori, la media è la media promozione, c'è niente da fare, questo è il discorso, importante è non perdere più, perché purtroppo su 6 partite ne abbiamo perse 4 all'inizio, e quindi adesso ti trascini questo fardello, però io oggi ho visto veramente una squadra con la testa veramente alla partita. Mi spiace perché per i punti persi a Bari, per 2 punti persi a Bari grazie a un Kossu che non ha dato rigore, ma andatevi a vedere il video che ho fatto apposta su Kossu e il VAR. Oggi un arbitro che io, vabbè, insomma, è andata, ha fatto il suo, però in determinate situazioni secondo me ha sbagliato qualcosina. Va bene, comunque va bene così, d'altra parte è questa, diciamo, sono questi gli arbitri che abbiamo, non c'è niente da fare, gira e gira, la coperta è corta, e quindi ci dobbiamo accontentare, per così dire. Però oggi un Pisa che veramente ha dato prova di, quando vuole, insomma, di tenere campo una difesa sempre più blindata, una difesa che veramente sta tornando a chiamarsi difesa nel vero senso della parola. Quindi
va bene così, il percorso è giusto, siamo sulla strada giusta, veramente siamo sulla retta via, né più e né meno. E che dire, se ora mancano 3 partite alla fine del campionato, no? Cioè, o meglio, alla fine del campionato, alla fine del girone di andata del campionato, e poi ci sarà gennaio, vabbè, insomma, calcio mercato e via discorrendo, o meglio, mercato di riparazione. Ma io credo questo: se noi sbucciamo quantomeno un pareggio a Frosinone, che oggi lo ha visto vincitore con la Regina, e poi facciamo bottino pieno in casa col Brescia e ce la giochiamo a Ferrara, e allora vedremo un'altra situazione in classifica sicuramente. Bene, io non mi allungo oltre per questo video, vi ricordo che domani c'è lo speciale Noi Siamo Nerazzurri, quindi andremo a vedere la partita di Bari e la partita di oggi, quindi contro l'Ascoli, in casa, giocata in casa. Bene, io che dire, vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani, numerosi!